Bentornati sul canale, nuovo video totalmente dedicato all'argilla verde, perché oggi vi farò vedere 5 ricette semplicissime per disintossicare il vostro corpo, quindi corpo, capelli, viso, piedi, braccia, tutto, veramente tutto. E sono 5 semplicissime ricette che potete preparare voi in casa. L'ingrediente però fondamentale deve essere l'argilla verde. Questa che utilizzo io è di Minerali Liberi e trovate giù nell'info box il link. Partiamo subito, vi faccio vedere come preparare in casa un deodorante naturale, davvero non avrete bisogno di tantissimi ingredienti, semplicemente acqua, argilla verde e, se ce l'avete, un po' di oli essenziali. Allora, l'argilla verde è davvero un deodorante naturale, combatte i batteri, la sudorazione e inoltre, se utilizziamo all'interno del nostro composto dell'olio essenziale di limone, aiuteremo anche a schiarire la parte delle ascelle che di solito è un po' più scura, soprattutto se utilizzate il rasoio. La andate a mettere sotto il braccio, stendete bene e lo lasciate in posa 3 minuti, massimo 5 minuti. Se iniziate a sentire che pizzica un po', andate subito a togliere via l'argilla e vedrete che avrete la pelle davvero asciutta, sembra davvero di aver messo sotto le ascelle del borotalco. Quest'altra ricetta serve proprio a disintossicare il corpo. Non so se lo sapete, l'argilla verde è ottima per contrastare la cellulite, quindi noi andiamo a mettere in un piattino 5-6 cucchiaini di argilla verde, dell'aceto di mele, andate ad occhio perché comunque deve avere la consistenza che vedete in video, quindi iniziate ad aggiungerlo a poco, dopodiché prendete questa pappetta e la andate a mettere su tutto il corpo, in particolar modo nelle zone interessate colpite dalla cellulite. Preparate la vostra vasca, se non avete la vasca avete la doccia, non fa niente, va bene lo stesso, poi vi dirò. Quindi preparate la vostra vasca dove all'interno ci andrete a mettere del sale da cucina. Nel frattempo però restate con l'argilla addosso per circa 5-10 minuti, dopodiché potete immergere il corpo nella vasca. Se non avete la vasca non vi preoccupate, andate a lavarvi normalmente nella vostra doccia. Non cambia molto, è soltanto un punto in più avere la vasca perché comunque all'interno c'è il sale che aiuta a disintossicare tantissimo il corpo, aiuta anche a drenare. Non dimentichiamoci dei nostri piedini, adesso vi faccio vedere una maschera per i piedi che vi aiuterà non solo a disintossicarli e quindi a eliminare i batteri, ma anche a renderli molto più morbidi. Allora, vi occorreranno sempre 2-3 cucchiai di argilla verde, dove all'interno ci mettiamo dell'acqua, semplice acqua, non avrete bisogno di altro. Nel frattempo preparate un contenitore pieno di acqua dove all'interno ci andremo a mettere 2 cucchiai di sale da cucina, di sempre quello grosso, e qualche goccia di olio essenziale di tea tree. Il tea tree oil lo trovate davvero ovunque, anche nelle farmacie, altrimenti questi qui li potete acquistare da Minerali Liberi. Vi lascio sempre giù nell'info box il link. Adesso prendete la vostra argilla e la andate a mettere sui vostri piedi, sia sopra che sotto. Massaggiate anche tra le dita dei piedi e lasciateli in posa 5 minuti. Dopodiché andate a immergere i vostri piedi all'interno dell'acqua con il sale e il tea tree e lasciateli anche qui in ammollo per un po'. Eliminate tutta l'argilla e vedrete che vi sentirete molto più asciutte, molto più pulite, soprattutto se avete problemi di funghi ai piedi. Questo è un ottimo rimedio per contrastarli. Ma passiamo al viso. Facilissima ricetta, vi occorrerà semplicemente un cucchiaino di miele e 2 cucchiaini di argilla verde. Aggiungiamo dell'acqua, se volete potreste aggiungere anche degli idrolati, tipo idrolato di rosa, idrolato di fiordaliso, se li avete in casa, altrimenti va benissimo anche l'acqua o magari del tè fatto in casa con la vostra bustina di tè nero, di tè verde, è davvero ottimo. Allora, una volta preparata la vostra maschera, la andate a stendere sul viso, come si fa normalmente, e la lasciamo in posa sempre dai 5 ai 10 minuti.
Se avete la pelle grassa, questa maschera è fantastica. Se avete la pelle secca, ve la sconsiglio perché secca un pochettino la pelle. Adesso, ultimo passaggio, i capelli. Vi occorreranno sempre 4-5 cucchiai di argilla, dipende dalla lunghezza dei capelli. Io li ho corti e andrò a mettere l'argilla solamente sulla cute. Questo è un vero e proprio shampoo naturale. Se avete problemi, per esempio, di cute delicata, dovreste provare questo shampoo. Andiamo ad aggiungere all'argilla l'aceto di mele, che è fondamentale. È ottima per purificare il cuoio capelluto, ma non solo, anche per lucidare i capelli. E per, siccome puzza un pochettino, ci aggiungo anche qualche goccia di olio essenziale di lavanda, perché l'odore non è proprio dei migliori, e lo vado a stendere sui capelli. Dopodiché massaggio come un vero e proprio shampoo. Lo lasciate in posa sempre 5 minuti, dopodiché andate a sciacquare. Allora ragazze, questi erano i miei 5 rimedi per disintossicare il corpo. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, quindi se è così lasciatemi tanti tanti like. Fatemi sapere se avevate già provato questi rimedi. Io li ho provati ultimamente e mi sono davvero piaciuti. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e scusate la voce, ma sono malata. Quindi mi dispiace se ho avuto un po' la voce così. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!